Buongiorno, buongiorno a tutti, sono davvero onorato di tenere a battesimo questo primo incontro di collaborazione tra l'Associazione dei Giuslavoristi Emilia Romagna, che come sapete è la costola locale dell'Associazione dei Giuslavoristi Italiani, e l'Associazione dei Giovani Avvocati. Mi auguro che sia il primo incontro di una serie lunga di collaborazioni, di incontri comuni nel corso dei quali sviluppare i temi, soprattutto legati al diritto del lavoro, sono quelli che ci stanno a cuore. E, dicevo, sono orgoglioso di tenere a battesimo questa collaborazione, perché penso che, in particolar modo in un periodo come quello che stiamo vivendo, un periodo di grande cambiamento, un periodo di grande fermento, soprattutto nella materia che ci occupa, cioè quella del diritto del lavoro, sia importante, sia importantissimo il confronto, la collaborazione, lo scambio di opinioni e di idee tra voi gli avvocati giovani, che sono qui largamente rappresentati dall'Associazione dei Giovani Avvocati, e quelli che definirei così diversamente giovani come me, come alcuni dei colleghi che vedo qui nella nostra stanza e che fanno parte magari dell'Associazione dei Giuslavoristi Italiani, che richiede una militanza professionale un pochino più lunga per l'Associazione dei Giuslavoristi Italiani. Sono appunto richiesti 8 anni di iscrizione all'albo e 5 di esercizio abituale prevalente di attività nell'ambito del diritto del lavoro, quindi diciamo che è un percorso un pochino più maturato. Aggiungo peraltro, senza voler fare qui proselitismo a favore dell'Associazione dei Giuslavoristi Emilia Romagna, che la nostra associazione, quindi quella dell'Emilia Romagna, ha anche una forma di associazione per i soci cosiddetti junior, che si possono associare anche in assenza dei requisiti di anzianità degli 8 anni di iscrizione all'albo e dei 5 anni di attività abituale prevalente nell'ambito del diritto del lavoro. Quindi se ci fosse qualcuno che ha piacere di iscriversi all'AGE, oltre che all'AIGA ovviamente, la quota per di associazione annuale per i soci junior, anche se è una quota che ritengo abbordabile, di 50 euro annuale, dà l'accesso a tutte le iniziative che organizziamo come AGE e quindi a tutti i corsi, tutte le iniziative che organizziamo sia con la Scuola Superiore di Studi Giuridici che con la Fondazione Forense. Tornando al tema di oggi e tornando quindi all'argomento del Jobs Act, del rapporto di lavoro autonomo, subordinato, questa zona grigia che forse tende a scomparire, forse no, che sta in mezzo tra il vero e proprio lavoro subordinato e il lavoro autonomo, ringrazio ovviamente tutti i nostri relatori, abbiamo un panel di relatori di primissimo rilievo e sono convinto che dallo scambio di opinioni, dalla freschezza e dall'energia che possono portare i giovani avvocati e dalla lettura magari un po' più meditata, un po' più approfondita, che chi ha un percorso professionale più lungo nel tempo e che ha anche la memoria di ciò che è stato il diritto del lavoro fino ai giorni nostri, sia un incontro che può dare un grosso aiuto a chi come noi cerca di capire quali sono le tendenze, le esigenze, le cose importanti da fare per il mondo del lavoro moderno e come il mondo professionale che noi rappresentiamo tutti quanti insieme possa aiutare a indirizzare da un lato l'interpretazione delle norme ma anche la redazione e l'impostazione stessa delle norme. Mi rivolgo qui ovviamente principalmente Sotadei, che rappresenta in questa sede, se vogliamo, l'aspetto istituzionale politico del nostro mondo del lavoro, come dicevo, dalla sintesi delle diverse esperienze si possa auspicabilmente andare verso un mondo del lavoro migliore e verso più in generale una migliore vita per tutti noi che ci troviamo a operare in questo settore. Vi auguro buon lavoro e ringrazio ancora l'Associazione.